con numero 11 Daniele Rossi, con numero 12 Davide Tassinari, numero 18 Simone Caravina, numero 16 Michele Rossi, numero 17 Fabrizio Tassinari, numero 19 Davide Vukovic, numero 20 Andrea Dall'Aglio, numero 23 Matteo Farina, numero 22 Giacomo Sani, tecnico in panchina Domenico Tassinari, pianti banca Paternelle, numero 12 Mattia Gianni, numero 1 Stefano Pucci, numero 69 Riccardo Zotti, numero 10 prova Paola Francioli, sfida tra il Chianti Banca Tavarnelle e Romagna Handball, prima giornata di ritorno della Serie A Girone B, e come al solito insieme a me Francesco Vermigli, una sfida difficile per il Chianti Banca, però insomma la formazione di casa arriva da due vittorie e quindi ha il morale alto anche se ci sono diverse assenze.
Sì, buonasera a tutti, nonostante le tante assenze vogliamo cercare di ripetere la buona prestazione che facemmo all'andata, la prima partita d'esordio a Imola, vediamo se riusciamo in questa impresa. Eh sì, adesso subito la bella parata in questo caso del portiere Davide Tassinari, che è anche il capitano di questa formazione della Romagna Handball, che ricordo ha come allenatore Domenico Tassinari. Gli arbitri del match sono De Marco e Carcea, mentre dall'altra parte vede in porta il numero 12 Mattia Ciani, che c'è la prima rete per Romagna, quindi 1-0 per la formazione romagnola in questo primo tempo, che vede schierarsi Tavarnelle con Dattatreia, Petrangeli lì sulla sinistra e accanto a lui Francesco Bevanati, al centro come pivot Davide Pierattoni con il numero 8 Giri Bednarek. Adesso sta lottando proprio Edoardo Borgianni, mentre sul lato destro Giacomo Pelacchi che gioca. Insomma, una formazione un po' obbligata, un po' questa per Matteo Pelacchi e la rete e Francesco Tomei, anche per il numero di assenze, ricordiamo, mancano i fratelli Provvedi, sia Lorenzo che Francesco, tu sei squalificato, e poi anche altre assenze. Sì, la formazione è molto rimaneggiata, diciamo, e siamo in un periodo dell'anno un po' strano tra le squalifiche e gli infortuni dovuti a cause muscolari, e siamo un po' rimaneggiati, però cerchiamo sempre di dare il massimo nonostante le assenze. Tra l'altro, insomma, mi sembra giusta l'impostazione anche di coach Pelacchi, quella di... Ecco qui il recupero della palla, bravissimo Bednarek che riesce a recuperare, la cede subito a Borgianni, rilancia il contropiede, vediamo Datta, però viene fermato dal muro della Romagna Handball, e insomma, anche, insomma mi sembra un gran muro con una, in fase difensiva con i tre centrali veramente di stazza, come si dice. Sì, sono una squadra questa molto temibile, sappiamo anche ed è stata fuori in Europa, ha fatto una coppa, ha giocato a Lisbona, un incontro che valeva per la Coppa Europea, è una squadra che fisicamente, come si può vedere, è messa molto bene e sarà molto difficile superare questo muro difensivo. C'è una munizione proprio per la formazione romagnola, lo ricordiamo, Challenge Cup maschile, e la formazione romagnola ha giocato con lo Sporting Lisbona ed è uscita perché è stata sconfitta a Lisbona 37-24, e chiaramente il livello anche portoghese è veramente forse adesso in questo momento superiore a quello italiano. Sì, a livello europeo diciamo che la pallamano ha uno se non due scalini in più, non tanto il Portogallo quanto la Germania, la Croazia o alcuni stati del nord Europa, anche la Francia, sono messe veramente molto bene, infatti la pallamano è uno degli sport più seguiti negli altri stati europei. È andata una munizione per Alessandro Lastrucci, gioca avanzato, esatto. Sì, gioca centravanti per cercare di recuperare qualche pallone su errori di passaggi loro, ma giocano molto bene. In rete Matteo Resca, abbastanza facilmente è penetrato nella difesa del Tavarnelle e ha segnato questo vantaggio 2-1 per la formazione ospite. Ricordiamo una classifica, adesso tra l'altro non è definitiva, ma vede Carpi con 23 punti, Romagna con 18, però ha due gare in meno, compresa questa, e Città Sant'Angelo a 16. Adesso il tiro... No, ha toccato, mi sembra, la riga, quindi adesso c'è addirittura un contropiede, attenzione, c'è la difesa da parte del Tavarnelle e la rete del 3-1, in questo caso ha segnato Rinaldo Ceroni, da un possibile 2-2 è un 3-1, adesso l'arbitro sicuramente l'ha visto meglio di noi, forse ha toccato davvero l'area diciamo del portiere dei 6 metri. Sì, sicuramente ci sarà stata un'invasione dei 6 metri, probabilmente però poteva anche magari fischiare un fallo perché Edoardo era stato un po' destabilizzato dal tiro. Ora, niente, sempre un fallo. Come vediamo giocano una 6-0 molto unita, molto forte, e bisogna cercare di scardinarla con qualche schema in velocità. Eh sì, sicuramente. Andiamo a continuare. Ricordavo, Città Sant'Angelo 16 punti, Bologna United 15,
Metelli Cologne 12, Cingoli 11, Chianti Banca Tavarnelle che adesso è al settimo posto con 8 punti, la Dorica 7 e Rapid Nonantola 1 punto. Quindi c'è insomma una risalita importante, le due vittorie hanno fatto classifica e sicuramente anche morale. Sì, le due vittorie ci hanno dato veramente un grande stimolo. Ora vediamo se... Ecco, un rigore ottimo preso da Giacomo Pelacchi. E niente, queste due vittorie sono state molto importanti anche perché anche oggi Nonantola ha perso, non so, sta giocando a Cologne, ha già giocato. Cologne e Nonantola hanno iniziato alle 20:30, quindi insomma sono in contemporanea. Comunque è una partita molto difficile per il Nonantola, ora noi vediamo se riusciamo a prendere magari qualche punto anche stasera, sarebbe veramente veramente fondamentale. La rete, quindi il 2-3, bravo in questo caso Edoardo Borgianni e soprattutto è stato bravo Pelacchi a conquistarsi questo rigore. Ricordiamo i risultati fino a questo momento: Bologna United ha sconfitto Cingoli 28-27 e Carpi ha vinto con la Città Sant'Angelo 29-28, quindi due partite molto equilibrate. Adesso c'è di nuovo la rete per il Romagna, rientra in campo Davide Pierattoni che giocherà come sempre da playmaker con Bednarek, Pelacchi centrale come pivot, Edoardo Borgianni. Adesso ci proverà. Bella questo passaggio e va in rete, bella azione, molto bella questa azione. Rientra in campo Alessandro Lastrucci, riesce Davide Pierattoni e gli ha dato qualche istruzione coach Pelacchi a Lastrucci come giocare anche in quella posizione. Sì, sicuramente Matteo tiene molto e ci fa giocare soprattutto con questi ambi attacco-difesa. Alessandro cercherà in tutti i modi di recuperare qualche pallone per magari far iniziare un'azione di contropiede. Ecco, invasione, cartellino giallo per Pelacchi, non sono riuscito a vedere cosa ha fatto. Niente, ripartiamo, vediamo se riusciamo a pareggiare. Sì, questo forse l'aveva toccato con la mano, la maglietta. Comunque diciamo che non è andata a buon fine per la difesa del Chianti Banca Tavarnelle questa azione. 4-3 per gli ospiti dopo 7 minuti e 8 secondi di gioco. Insomma, la formazione in partita sta giocando, sta lottando contro una signora squadra che, come dicevamo prima, ha giocato anche nel Challenge in Europa e tra l'altro diciamo bella grande rete di Bednarek che stringe il pugno. Vuol dire che Chianti Banca c'è. Sì, siamo entrati in partita, non dobbiamo mai mollare con questa squadra perché basta un secondo e veramente loro ti fanno pagare qualsiasi errore. Dobbiamo pedalare a capobasso, non guardare il tabellone e giocare la nostra partita fino in fondo, non guardando chi abbiamo davanti. Scambiano la palla a Tassinari con Resca, poi adesso cercherà il tiro Gianni Bulzamini che lo sbaglia e quindi adesso c'è la possibilità di andare in vantaggio per la formazione di coach Pelacchi insieme a Francesco Tomè. Ricordiamo la squadra tecnica che ha un po' conquistato diciamo la 1 lo scorso anno con la promozione e adesso in questa nuova avventura, ma che sicuramente dopo un inizio dove si bisognava capire un po', adesso Tavarnelle sta facendo la sua parte come doveva essere. Sì, sicuramente anche da parte degli allenatori mancava un po' di esperienza, ovviamente anche un altro tiro sbagliato dall'ala del Romagna, buono, vediamo se riusciamo ad andare addirittura sul più uno adesso, un altro ammonito a Bevanati, sì, Francesco Bevanati. E niente, vediamo che dall'inizio dell'anno gli allenatori hanno già preso un po' più di esperienza, sono anche molto meno tesi prima delle partite e questo viene trasmesso anche alla squadra. Eh sì, sicuramente è fondamentale anche perché insomma ricordiamo tra 2 a 1 c'è uno stacco importante e chiaramente poi anche perché ci sono tantissimi ragazzi esordienti, giovani, Datta, passi molto ovviamente o sfondamento. Sì, sfondamento, un errore un po' strano, cioè nel senso forse doveva passare il pallone. Ai, ai. Grande parata, ma c'è il fallo di Datta Treia che va a
far fallo e quindi c'è il rigore e il cambio anche del portiere, entra Stefano Vucci al posto di Mattia Ciani. Vediamo se riuscirà in questo caso, dato che è uno specialista di rigori Stefano Vucci, a chiudere questo specchio a Matteo Resca, in questo caso, che è andato sulla linea di 7 metri. E c'è la rete invece, 5-4 per Romagna. Quindi 5-4, 9 minuti e 30 dall'inizio del match. Ricordiamo Pala Francioli qui a Colle Valdelsa, dove gioca Chiantibanca a Tavarnelle. Un match che vede la formazione del Romagna. Bella azione, questo grande, grande, grande in questo caso Francesco Bevanati, con chiamiamolo doppio passo in questo caso, è andato a poi a rimbalzare la palla per terra e a tirare da solo, tipo un rigore in movimento. Sì, un'elevazione in palleggio e ha fatto saltare a muro due giocatori, se ne è liberato in una finta ed è andato a tirare liberamente da 6 metri, un tiro facile, una bella esecuzione da parte di Bevanati. Eh sì, veramente bravo, è uscito molto bene dalla situazione. Ancora Romagna che cerca di trovare il varco giusto, c'è il tiro e il vantaggio ancora con Davide Bulzamini, che segna il 6-5. Tra l'altro Davide Bulzamini è stato il miglior realizzatore anche, altro rigore mi sembra, e 2 minuti anche per il numero 9 della formazione romagnola, Rinaldo Ceroni, no dell'11 scusate, Daniele Rossi, ho visto che stava uscendo il 9, invece era il numero 11, Daniele Rossi, che andrà ad accomodarsi in panchina per i 2 minuti. Va ancora sulla linea dei 7 metri Edoardo Borgianni contro il capitano e portiere Davide Tassinari. E c'è la rete del pareggio, e quindi 6-6 e l'uomo in più per la formazione di casa. Sì, ora siamo un uomo in più, siamo 6 pari, vediamo se ce la facciamo addirittura ad arrivare sul più 1 di vantaggio. Vedo che giochiamo, ecco sì, vedi la Romagna è entrata un po' in palla, sembra che non ci sia con la testa, ha preso un po' troppo sotto gamba questa partita come all'andata, vediamo se riusciamo a punirlo. Eh sì, sicuramente c'è adesso il più 1 per come uomini in campo, Bednarek, ancora Davide Pierattoni, Bednarek sarà molto probabilmente lui a andare a tirare, Datta. Ancora Bevanati con Bednarek, però lo cercano di murarlo, tiro, palla fuori, si era girato, forse mi sembrava anche un fallo o qualcosa del genere, perché insomma non è riuscito, infatti lo fa presente a coach Pelacchi, che era stato spinto, ma l'arbitro non ha visto nulla. No, probabilmente l'arbitro ha visto che il braccio era libero, anche se era trattenuto per la maglia, e non ha voluto fischiare niente, ha lasciato continuare il gioco. Sì, la difesa a muro vero e proprio, perché hanno 3 giocatori, proprio questo che ha il pallone, Matteo Resca, ecco attenzione, e grande parata in questo caso di Mattia Ciani, che chiude lo specchio e può ripartire il Chiantibanca. Veramente una bella parata. Sì, una bellissima parata di Mattia sul primo palo, ha chiuso con il piede, vediamo se ora riusciamo a segnare il gol del più uno, sarebbe veramente importante per noi. Eh sì, qui c'è il fallo netto di Davide Pierattoni, che è andato a trovarselo un po' questo fallo sicuramente, e sono stati bravi a chiudere in questo caso i giocatori del Romagna Handball, il tiro no. E la grande, grande vantaggio per il Chiantibanca Tavannelle, che si porta a 7-6 a 12-50 dall'inizio del primo tempo, quindi primo vantaggio per la formazione di casa. Sì, ottimo, ottimo, primo vantaggio a parte nostra, il mister negli spogliatoi aveva chiesto di dare tutto per questa partita e ora come ora la squadra gli sta dando retta. Eh sì, sicuramente mi sembra che stiano tutti compatti, determinati per cercare un grande risultato. Adesso taglio
c'è il tiro e la rete del 7-7 che porta in parità il match a 13-23 dall'inizio del primo tempo qui al Pala Francioli. Un importante complesso proprio qui all'interno di Colle Valdese. Di solito si gioca solitamente a basket in questo complesso, però adesso è la sede del Chianti Banca Tavarnelle e ormai questa è la sono state numerose le partite. Il tiro, mamma mia, va a colpire il palo, riesce a salvarsi. Attenzione, c'è l'arbitro, discutono. C'è una discussione, ha preso il giocatore, mi sembrava fosse andata sul palo, quindi effettivamente mi sembrava anche a me come avevano visto gli arbitri, però questo è giustamente un giudizio dall'alto, però la conferma dell'arbitro, quindi pareggio 7-7, rimane la parità. Peccato, perché poteva essere davvero anche una rete un po' fortunosa. Sì, peccato, però siccome ecco questo bellissimo gol del numero 6 del Romagna, peccato, poteva essere un gol anche se fortunoso, ci portava sempre sul più uno. Adesso vediamo se riusciamo a pareggiare, che siamo andati sotto, siamo 8-7 e giochiamo la nostra partita fino in fondo. Eh sì, sì, sì. Ancora rientra Davide Pierattoni, che sta facendo la staffetta proprio con Alessandro Lastrucci, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Chiaramente Pierattoni gioca quando attacca la parata con i piedi uniti di Davide Tassinari, e adesso il Romagna che si riporta in attacco con velocità. Forse mi sembrava anche passi lì, mi sembrava Matteo Resca, mi sembrava avesse commesso un'infrazione di passi, però non ha fischiato nulla, era lì accanto l'arbitro, però insomma ha fatto un movimento un po' particolare. Sì, un movimento un po' strano, infatti sì, mi poteva sembrare avesse fatto infrazione di passi. Sfondamento, qui un fallo veramente stupido da parte del giocatore del Romagna, uno sfondamento proprio puro di spalla, si è andato a trovare addosso a Irca che era fermo e ha preso sfondamento giustamente. Ripartiamo. Allora, 15 minuti e 33, 8-7 per Romagna, però adesso è attaccare la formazione di casa. Ancora Bevanati, e c'è la grande, grande, grande rete di Francesco Bevanati, bravo, con un tiro in diagonale, rientra in campo Alessandro Lastrucci e si ritorna in parità dopo 16 minuti di gioco, una partita equilibratissima, sempre massimo vantaggio un punto, quindi una rete, quindi anzi due reti sul 3-1 proprio all'inizio della partita. Poi sempre sostanziale equilibrio, devono andare a chiudere, bella al muro, ancora la parata di Mattia Ciani che sta veramente parando molto bene. Sì, sì, devo dire che tutta la squadra è scesa molto bene in campo, anche i portieri, e c'è veramente mentalità, c'è voglia di fare bene, c'è voglia di giocare, di provare a vincere questa partita, di prendere punti per scalare la classifica. Eh sì, sì, adesso Datta che gira su Bevanati, ancora Pierattoni con giri Bednarek, Pierattoni cerca il tiro ed è un grande gol questo, palo interno alla sinistra del portiere Davide Tassinari, il vantaggio per la formazione di Tavarnelle, Chianti Banca Tavarnelle, anche il pubblico ha risposto come al solito, la parte centrale è sempre piena. E sicuramente sta facendo, adesso c'è il cambio del portiere, è entrato Michele Rossi e c'è la rete del pareggio di Matteo Resca, sicuramente un giocatore di stazza, di fisico, ma anche tecnicamente molto valido. Sì, Matteo Resca che mancava all'andata, alla prima partita di campionato, e si vede che la sua presenza in campo fa la differenza, nonostante sia di grande stazza si muove agilmente e ha anche un tiro molto forte e preciso. Adesso prova Bednarek a entrare, ma il muro del Romagna Handball
E bella, bella, bella ancora Francesco Bevanati, in forma davvero con questo tiro basso, anche difficile, quasi imparabile, perché o lo vai a prendere col piede, però non è facile vederlo. Bellissimo, sì, un bellissimo tiro sottomano da parte di Francesco Bevanati. Questi sono tiri molto difficili da parare perché il portiere li vede all'ultimo minuto. Ecco, due minuti, qui un fallo un po' forse ingenuo, ma forse due minuti non ci stavano, perché alla fine non è che era sui 6 metri il giocatore Romagna. Comunque, parlando del tiro, è un tiro molto preciso e angolato. Il portiere, vedendolo all'ultimo minuto, è difficile che riesca a pararlo. Infatti è stato proprio così, in questo caso poi Francesco Bevanati si è fatto, infatti Pelacchi gli sta dando qualche istruzione forse per spiegargli come bisogna essere attenti, e quindi c'è il pareggio da parte del Romagna, 10-10, 18-30 dall'inizio del match. Palafrancioli, che insomma ricordiamo ormai la casa del Chianti Banca Tavarnelle, e contro Romagna che inizia il girone di ritorno. Ecco, secondo te com'è andato poi questo girone di andata, visto che tu la vivi da dentro con gli allenamenti, con le partite e insomma anche con lo scorso anno la promozione? Allora devo dire che come girone di andata siamo abbastanza contenti per i punti che siamo riusciti a fare. Forse gli unici punti che possiamo morderci un po' le mani sono stati persi magari con Colonia in casa e con Bologna in casa, le due partite che potevamo riuscire magari a vincerle. Probabilmente mancava la mentalità, o essendo a inizio anno ancora l'esperienza, essendo la prima squadra, la prima promozione, ci ha portato a perdere le partite, soprattutto nei minuti finali. Eh sì, sicuramente qui molto bravo in questo caso Edoardo Borgiana, ha toccato la palla, ha toccata poi di nuovo da Rinaldo Ceroni, e quindi restituiscono il pallone alla squadra di casa. Ancora data Passi, da Passi, 1-2-3, ancora azione in velocità del Romagna, solo, questo è facile. Peccato, ricordiamo c'è ancora un uomo in meno da parte del Tavarnelle, 10-11, e adesso dovrebbe rientrare, mi sembra, sì, eccolo qua, il rientro in parità. Andiamo a vedere se riuscirà a ritrovare il pareggio. Bednarek, Bevanati, ancora Pierattoni con Datta sulla parte sinistra, questo è fallo, è arrischiato qui, Sì, diciamo ha rischiato il passaggio perché era già in una buona posizione di tiro e secondo me poteva tirare tranquillamente. Qui c'è un altro fallo sul tiro, le ha fermato il polso. Poteva benissimo tirare, non se l'è sentita, ha cercato il passaggio al pivot, però è stato bloccato. Sì, ancora Chianti Banca che prova a giocarsi a Datta. Bella! Grande, grande azione di Datta. Datta Treia Petrangeli che trova il pareggio, 11-11. In questo primo tempo molto combattuto, molto giocato bene da entrambe le squadre, perché anche Romagna ogni volta che è in svantaggio riesce a recuperare, quindi vuol dire che la sfida è equilibrata. Sì, una sfida veramente alla pari, non me l'aspettavo sinceramente in questa maniera. Devo dire, devo far caso ad una cosa, abbiamo segnato diversi gol, 11 dei primi 21 minuti, non ci era mai capitato di segnarli così tanti, soprattutto ad una squadra forte in difesa come quella di Romagna. Bene, questo vuol dire che anche il livello tecnico, il tasso e l'esperienza anche, diciamo così, sta salendo della formazione esordiente, perché insomma il primo anno è il tiro completamente fuori di Davide Bulzamini. Questo è un segnale, perché vuol dire che la difesa del Tavarnelle funziona, e quindi adesso c'è da anche rallentare un po' e trovare lo spiraglio giusto per andare in vantaggio, perché sarebbe importante andare a chiudere questo primo tempo con il vantaggio. E la grande rete di Bednarek è andato a... Non era facile, questo tiro non era facile. No, non era per niente facile, in cambio di direzione, in elevazione, il tiro è andato a sbattere sul palo interno basso, sul secondo palo.
un tiro veramente difficile da parare per il portiere, che si deve stendere con tutta la gamba per riuscire a parare il tiro. Veramente una bella partita da entrambe le parti, c'è un gol praticamente in qualsiasi azione, e questo fa bene allo spettacolo e fa bene alla pallamano. C'è il fallo su Daniele Rossi, è stato bravo in questo caso invece Bevanati a toccarlo. Adesso ancora fallo, gli dice di rialzarsi l'arbitro a Fabrizio Tassinari, che è un po' contesta un po' la direzione arbitrale, però poi si rimette da una parte. Bravo, grande Alessandro, aveva recuperato molto bene. Sì, aveva recuperato una bellissima palla, poteva essere importante, potevamo andare addirittura sul più due se partiva al contropiede, però purtroppo la palla gli è andata a sbattere sul piede e l'arbitro ha dovuto fischiare. Rigore, era riuscito con un grande intervento Mattia Ciani a eludere il gol, ma invece poi mi sembra proprio sia stato Alessandro Lastrucci a toccare il giocatore. Sulla ribattuta si sono buttati in due, l'arbitro ha fischiato rigore, secondo me non era, perché il giocatore aveva già forse un piede dentro i 6 metri, un rigore diciamo un po' regalato per il Romagna. Tra l'altro va in porta Riccardo Zoppi, è andato insomma d'esperienza, forse trova il modo per andare a trovare un risultato. Sì, c'era quasi arrivato, peccato. Riccardo diciamo è il babbo della squadra, il giocatore più anziano, a 40 anni ha fatto veramente la storia della pallamano Tavarnelli, ha giocato sia in Serie C, Serie B, insomma ha fatto la scalata fino ad arrivare con noi in Serie A1, già aveva chiesto a mister Pelacchi se poteva giocare in questa serie, e ci dà tanta mano soprattutto per quanto riguarda l'esperienza e la voglia in panchina, e ce lo portiamo diverse volte dietro in trasferta. Bene, bene, questo fa piacere. Peccato, Datta si era liberato molto bene, però il suo tiro è andato al lato, alla sinistra del portiere Michele Rossi, che non poteva farci nulla. Parliamo chiaro, siamo al 24esimo e 10 minuti, 12-12, quindi parità ancora tra le due squadre. Bella parata ancora, bisogna stare attenti, però si è peccato. Quindi non è rete, mi sembra, giusto aver capito, che ha toccato, aveva toccato la riga dell'area, quindi 12-12 rimane la parità. Qui un errore dell'attaccante in questo caso. Sì, un errore veramente diciamo banale, perché è andato a tirare completamente solo, poteva sicuramente fare meglio. Bellissima sta girella da parte di Datta, che sta mandando in ciampanelle completamente i portieri con questi tiri ad effetto. È veramente bello, uno spettacolo. La girella l'abbiamo vista anche sabato scorso contro Nonantola e oggi l'ha ripetuta contro Romagna Handball. Insomma, diciamo forse il giocatore più estroso di Tavarnelle. Ecco, sì, un altro gol di Romagna. Sì, sicuramente Datta è quello che prova sicuramente più questi tiri ad effetto, diciamo. Però se lo può permettere, perché è veramente bravo. Ecco un altro gol, bellissimo, è entrato veramente con la mano calda ora Datta. Questi due gol stupendi, siamo 14-13, sempre più uno, una bellissima partita oggi. Sì, 25-42, quindi meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, vantaggio per Chiantibanca Tavarnelle 14-13. C'è il fallo, giustamente era andato a pressare sul giocatore del Romagna. Ancora azione insistita da parte dei bianconeri, ricordiamo di Imola, la squadra. Giusto Bednarek, anche lì ancora questo, l'uomo che ha il possesso palla viene pressato, mentre gli altri, questa è semplice per Rinaldo Ceroni. 14-14 con ancora poco più di 4 minuti da giocare in questo primo tempo.
C'è il cambio, rientra David Pierattoni ed esce Alessandro Lastrucci, e ancora a parità in questa bellissima partita che vede un Chianti Banca Tavarnelle. È bello l'azione, Bevanati, Francesco Bevanati, che riporta in vantaggio la formazione di casa. Bello questo. Sì, veramente un bel gol. Tra l'altro, se non avesse segnato, sicuramente l'arbitro avrebbe fischiato rigore, perché era stato bloccato da due giocatori che erano palesemente dentro l'area dei 6 metri. Quindi ottimo, ottimo, stiamo giocando veramente bene. Ah, brutto questo gol, brutto. Doveva essere parato tranquillamente, peccato perché probabilmente Mattia l'ha visto partire all'ultimo, era nascosto dietro un giocatore. C'è un cartellino. Punizione per l'allenatore, mi sembra, per Pelacchi. E quindi si ritorna in parità, 15-15, neanche 3 minuti alla fine di questo prima frazione di gioco. Adesso c'è anche Tassinari, Domenico Tassinari, che alza un po' la voce nei confronti dei suoi giocatori. Forse non si spiega, insomma, questa partita così equilibrata. Forse pensavano di arrivare qui e di poter davvero giocare con un vantaggio rispetto a come si stanno trovando con questo risultato di parità. Sì, probabilmente magari ci hanno preso un po' sotto gamba come avevano fatto all'andata. Certo che anche noi stiamo giocando veramente bene, li stiamo mettendo in difficoltà, va detto anche questo. Noi stiamo giocando benissimo la nostra partita, per ora ci stanno riuscendo i tiri, gli schemi funzionano, vediamo se riusciamo a fargli male a questa squadra avversaria. Eh sì, giustamente, bisogna continuare, non è... e c'è time out. Ripartiamo, 2 minuti alla fine del primo tempo al Palafrancioli di Colle Valdelsa, la sfida tra Chianti Banca Tavarnelle e Romagna Handball. Abbiamo visto un Domenico Tassinari, coach, allenatore del Romagna Handball, arrabbiatissimo con i suoi, e adesso c'è il tiro da lontano di Borgiani, ma è troppo facile per la parata del portiere Michele Rossi. Sì, un tiro, bello questo gol del terzino del Romagna. Sì, diciamo un tiro un po' telefonato, perché andava a saltare sopra 4 persone, quindi era molto difficile piazzarla in porta. Un po' arrabbiato il coach loro, forse si aspettava un Romagna un po' più consistente, forse, però mi sembra che poi alla fine è perché sta giocando bene. Rigore, perché sta giocando bene Chianti Banca, non perché stanno giocando male loro. Sì, noi stiamo giocando veramente veramente una bellissima partita, c'è una grande mentalità in campo, giochiamo di squadra e veramente bello, veramente bello. C'è la parata del portiere Michele Rossi, adesso molto no, non c'è il contropiede. Quindi rimane 16-15 vantaggio, 1 minuto alla fine della prima frazione di gioco, con la palla in mano agli ospiti. Ve lo vedete tutti con la maglia bianconera. Attenzione, Ceroni potrebbe andare al tiro e c'è la rete. Doppio vantaggio, 15-17. C'è un attimino da ridurre questo gap tra le due squadre. Rientra Pierattoni, David Pierattoni, Giri Bednarek, fanno girare la palla i giocatori
di casa, ancora Bevanati, e il grande gol, bello, 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 17-16 a 15 secondi dalla fine del primo tempo, molto probabilmente ci sarà l'ultimo tiro, vediamo cosa succede. Sì, eccolo, grande. E c'è la parata, ancora parata, c'è 2 secondi, poi il tiro, la deviazione, finisce qua. Quindi primo tempo 17-16 per Romagna Handball sul Tavarnelle Chianti Banca. Secondo tempo per al Palafrancioli tra Tavarnelle e Chianti Banca e Romagna Handball. Primo tempo chiuso 17-16 per la formazione ospite, e prima giornata di ritorno della Serie A Girone B, e come al solito insieme a me Francesco Vermigli. E un primo tempo dove si è visto un ottimo Chianti Banca. Sì, veramente la squadra è scesa con una bellissima, bellissimo questo gol da parte dell'ala sinistra del Romagna, e siamo scesi veramente con una bella mentalità. Bello questo, bellissimo. Bello, 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 ancora subito, tra l'altro è rientrato in porta Davide Tassinari, mentre per la formazione di casa ho visto che era stato inserito Mone, in questo caso ricordiamo Simone Bucci, soprannominato Mone, quindi subito ancora attaccate le due squadre, 18-17. Sì, sì, ancora siamo solo loro in vantaggio di un gol, però stiamo giocando veramente una grande partita. Il mister nelle spogliatoie ha chiesto in tutti i modi di riuscire a provare a vincere questa partita, perché sarebbe veramente stupendo. Peccato, perché questa forse si poteva parare, quindi 17-19, è passata sopra le braccia, forse
Peccato, perché poteva essere una parata abbastanza, non dico semplice, però insomma fattibile. Sì, peccato, era una parata e Mattia non avrebbe avuto difficoltà a fare, purtroppo gli è passata la palla in mezzo alle mani, anche i difensori, i giocatori di squadra gli hanno detto di metterci un po' più di grinta, si è arrabbiato più che altro con se stesso perché sapeva e poteva fare meglio. Sì, sicuramente sono dei fatti che succedono, ancora, mamma mia, qui un po' di sfortuna, addirittura con il viso è stata fatta la parata da parte di Davide Tassinari, che tra l'altro ricordiamo è anche il capitano. Attenzione, c'è il fallo, quindi sfondamento da parte del pivot del Romagna, si è mosso in modo un po' troppo accentuato, un movimento di spalla che ancora ha colpito Irka, che si è fatto trovare al momento giusto, il posto giusto, e ha preso questo sfondamento importante per fare ripartire la nostra formazione. Sì, perché poteva andare più 3 addirittura Romagna, c'è attenzione, contropiede, 4 contro 2, 3 contro 2. Ancora sfondamento, bravo Davide Pierattoni a fare in modo di essere caricato, diciamo così, e quindi ancora 19-17 dopo 2 minuti e 50 di gioco di questo secondo tempo. Sì, un'ottima difesa in contropiede da parte di Davide, che è rimasto fermo sul loro attacco e ha preso un ottimo sfondamento bloccando il loro contropiede, permettendo alla nostra squadra di ripartire per segnare il gol del meno 1. Si sta giocando non tantissimo sulle ali, questo forse anche la bravura, benissimo Mone, 1 contro 1, 1-2 e c'è la rete, grande Mone che va a intercettare il passaggio e a segnare in contropiede. Sì, Simone veramente recupera tantissimi palloni lì davanti, dà veramente una noia incredibile agli attaccanti perché si muove molto e non dà mai segni di riferimento. Diciamo, un'abilità anche con il movimento di gambe, e ancora il 20-18, adesso c'è il cambio del portiere, entra Stefano Vucci al posto di Mattia Ciani, che era forse calato anche di concentrazione. Sì, probabilmente, non so che è successo, era molto più carico nel fine primo tempo. Vediamo se adesso Stefano riesce a riportare un po' più di serenità per quanto riguarda la difesa. Eh sì, adesso Romagna con più 2 che ha la possibilità di andare a vantaggio, e attenzione, questo è un bel gol Davide Bulsamini, 18-21, quindi molto bello sul palo. Ancora Chianti Banca, adesso bisogna stare attenti perché non bisogna lasciare scappare la formazione ospite, che ricordiamo insomma una signora squadra. Sì, non bisogna assolutamente calare di concentrazione, bellissimo questo gol di Bevanati che oggi ha veramente la mano calda e sta segnando dei gol veramente belli e importanti. E niente, stavo dicendo che con questa squadra non dobbiamo mai mollare perché loro non ci concedono assolutamente nessun errore e al minimo abbassamento di concentrazione ci puniscono. Passi qui da parte del terzino Bulsamini del Romagna, vediamo se riusciamo a portarci sul meno 1 al 21-19. 21-19, dopo 5 minuti e 20, arrabbiatissimo ancora l'allenatore Domenico Tassinari del Romagna Handball, in questo caso con il giocatore, sia con Davide Bulsamini ma anche con Matteo Cavina. E chiaramente capisce che non sarà una partita agevole, anche perché questo Chianti Banca adesso addirittura mi sembrava fallo, era fallo netto questo qui, era stato colpito a ben 2 volte addirittura Davide Pierattoni, incredibile. C'è un po' di tensione tra i giocatori del Romagna Handball, e l'aveva detto anche coach Tassinari, e si conferma anche in questo scambio di opinioni tra i due giocatori. Sì, probabilmente non c'è tantissima serenità tra i giocatori, infatti la cosa che ho notato, giocano molto individualmente, non si è visto tanto gioco di squadra a parte in Romagna, e forse probabilmente questa è la causa del fatto che non stanno giocando una bella partita. Eh sì,
Bene, questo vuol dire che Chianti Banca gli ha messo pressione, ha fatto capire che non è la squadra esordiente che hanno affrontato. Ancora fallo, mi sembrava. Adesso uno contro uno e c'è la rete, in questo caso di Matteo Cabina. Quindi più 3 per la squadra ospite, 22-19. Peccato, adesso forse un po' di calo a livello fisico per la squadra di casa, mi sembra. Sì, probabilmente è difficile tenere un ritmo alto con questa squadra, però nelle due azioni precedenti sicuramente c'erano stati due falli e non sono stati segnalati a parte dell'arbitro e si è palesemente sbagliato. Oh, questo per grandissimo gol ancora di Bevanati in cambio di direzione, sta giocando veramente una partita stupenda, stupenda. Eh sì, possiamo dire il migliore in campo fino adesso, per veramente con tante reti e soprattutto anche decisive, perché riesce sempre a far diminuire lo svantaggio alla formazione di casa. Adesso c'è il tiro, la parata, rigore e va a cercare di parare questo rigore Riccardo Zoppi. Vediamo se prima l'ha sfiorata, vediamo se riuscirà adesso a deviarla. Fabrizio Tassinari va sulla linea dei 7 metri. Peccato, bravo, è riuscito a eludere l'intervento del portiere e a segnare il 23-20. Non è facile andare a parare il rigore. No, sono tiri rigori che veramente, se hai davanti un giocatore d'esperienza come Tassinari che riesce ad eluderti, a piazzare la palla all'angolino a quella velocità, è difficile veramente il portiere riesca a parare il tiro di rigore. Qui sulla... Ah, peccato! Voleva fare la cosiddetta palombella, ma è stato bravo, in questo caso il portiere l'aveva vista il movimento e... forse anche un po' di mancanza di esperienza chiaramente per Giacomo Pelacchi, e invece il capitano aveva intuito tutto, Davide Tassinari. E adesso più 3 con palla per Romagna Handball, che attacca sulla parte destra, cambia il fronte, vediamo chi andrà a tirare. Ancora il Tassinari e poi la grande parata, bravissimo Stefano Bucci, non si è fatto tradire dalla finta, è rimasto lì fermo e con la mano, il piede, fallo con espulsione, quindi 2 minuti in questo caso. Il numero 3 esce, Gianni Bulsamini. Beh, mi sembrava netta. Sì, un'esclusione dei 2 minuti sicuramente netta per il fallo violento che è stato fatto su Irka. Adesso vediamo se riusciamo ad abbassare questo gap di 3 gol e a riportarci in parità. Eh sì, ancora Bednarek e Pierattoni, ancora, adesso bisogna trovare il varco giusto. Ed è sempre Bevanati che... Bravo ancora! Bravissimo Bevanati! 21-23 e adesso bisogna non far segnare Romagna e provare ad avvicinare la formazione... Ricordiamo di Imola, Romagna Handball, tra l'altro che la vediamo in classifica al secondo posto, ma ha 2 partite da recuperare, quindi virtualmente se dovesse vincere entrambe andrebbe a superare Carpi, però c'è da finire questa partita. Bravo ancora una volta Rinaldo Ceroni, 21-24, attenzione che è successo, dice di aspettare la battuta del da metà campo e quindi non c'è la possibilità di andare a fare il contropiede. Anticipo ancora di Davide Bulsamini, adesso c'è il contropiede e c'è la parata, molto bella, bravo, può ripartire la palla a mano, uno contro uno, bravissimo, ma la parata ancora Bednarek.
può giocare Datta e c'è la rete. 22-24, ammonito l'allenatore del Romagna Handball, Domenico Tassinari. Meno 2, si entra nel vivo di questo match. Adesso c'è da sistemare il parquet lì nella zona della difesa del Chianti Banca Tavarnelle. Allora, 24-22 sempre per Romagna Handball. Questo sembrava passi nettamente, Tassinari adesso il tiro e la rete, si è elevato ancora Rinaldo Ceroni, riporta a 3 il vantaggio del Chianti Banca. Bednarek è l'errore, però c'è un fallo e quindi c'è rigore e mi sembra due minuti presi dal numero 5 del Romagna. Adesso sono sempre in inferiorità numerica, vediamo se Bevanati riesce a buttare dentro questo rigore e a portarci al meno 2. Eh sì, questo è molto importante, questa realizzazione dai 7 metri. Bevanati contro Tassinari e c'è la rete. Mano calda Bevanati, oggi veramente sta facendo la differenza. Manca Provvedi, ma c'è Bevanati. Sì, infatti, bella questa cosa, perché Francesco sta giocando veramente una partita stupenda, forse la migliore della sua stagione. Sta segnando veramente tanti gol e sta sbagliando anche veramente poco in difesa, quindi una grandissima partita. Tassinari mi sembra faccia un po' il furbo, perché ha urlato un fallo, poi addirittura non ha dato neanche la mano a Pelacchi, e insomma deve capire che c'è il tiro, la grande muro, il muro ancora di Bevanati, incredibile. E adesso meno 2, palla per il Chianti Banca in questa... Prova il tiro, no, fa finta, ancora fa girare la sfera, bravo Pierattoni a dare, forse adesso stanno rigiocando un po' più sulle ali, e c'è la rete di Edoardo Borgianni, il meno 1 da parte di Chianti Banca, ancora cambio di portiere anche per la formazione romagnola, entra Michele Rossi al 12° e 52 secondi, ancora Tassinari che cerca di fare passi, questo qui ancora, ma l'arbitro, bella ancora Bevanati a murare, in questo caso Rossi, Mancino, ricordiamo, ancora la formazione romagnola a cercare Tassinari da solo, ma la parata! E quindi c'è 2 minuti per Bevanati. Non mi sembrava, addirittura non era all'interno dell'area del portiere. Un fischio veramente troppo esagerato, perché alla fine Tassinari era riuscito a superarlo in cambio direzione e Bevanati si era accorto di non poter fare più niente, l'ha lasciato andare a tirare, solamente perché il tiro è andato fuori l'arbitro ha deciso di buttarlo fuori per 2 minuti, un fischio veramente strano questo. Vuko Icic contro... bravo, in questo caso ha fintato 2 volte, poi ha tirato. 24-26, però attenzione perché c'è 2 minuti, però anche dall'altra parte mi sembra ci sia... Quindi un uomo in meno per la formazione di casa.
No, no, è rientrato, non vedi? Sono sette loro, mentre sono sei. C'è il fallo, nettamente. La difesa romagnola si stringe su Borgianni. Ormai lo conoscono perché, insomma, nelle ultime gare ha fatto sempre prestazioni eccelse. Sì, Edoardo è tuttora è rientrato nella classifica dei giocatori, dei marcatori della Serie A totale in Italia. Era in decima posizione, quindi è veramente un vanto per la Pallamano Tavarnelle. Eh sì, dopo tra l'altro un ragazzo giovanissimo. Sì, un ragazzo di 17 anni, del 99. Ricordo che la nostra formazione ne sta facendo giocare tre. C'è Giacomo Pelacchi, un altro 99, e Mattia Asella che è in panca. E puntiamo tanto su... Ah, bruttissimo questo. Questo brutto. Questo è veramente brutto. Il fallo di David, due minuti. Forse ci stava anche il cartellino rosso perché palesemente agganciato da dietro il giocatore che l'aveva superato in cambio di direzione. Sì, quindi rigore, esce Stefano Bucci, rientra Riccardo Zoppi, vediamo se, anzi no scusate, entra Mattia Ciani a cercare di parare questo rigore. Ancora David Vukojičić che come al solito fa il passo. È parata! Grande parata in questo caso di Mattia Ciani che si riscatta, diciamo, dei piccoli errori all'inizio del secondo tempo. Sì, si riscatta sicuramente, sta bellissima parata alzando la gamba, ha incantato l'attaccante, si è riscattato. Fallo, 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 è andato a tirare ed è stato, diciamo, tirato giù completamente, quindi insomma mi sembra... assurdo la richiesta da parte del Romagna perché era nettamente fallo. Adesso dovrebbe rientrare, penso a brevissimo, anche il settimo uomo del Chianti Banca Tavarnelle, anzi il sesto perché giocano con due uomini in meno. Eccolo, rientra Bevanati. Il tiro, la parata con i piedi, però la palla è ancora nelle mani del Chianti Banca. Adesso c'è fallo ancora. Siamo al 15esimo e 40 secondi, 24-26, partita ancora in bilico. Grazie a una splendida dimostrazione di gioco del Chianti Banca Tavarnelle che sta veramente giocando un'ottima partita. Peccato, era un bel tiro. Bednare che ha provato, peccato è andato fuori di pochissimo. Sì, peccato, un tiro che ci poteva portare sul meno uno. Comunque noto che la squadra non sta perdendo né lucidità né forma fisica. Cerchiamo di giocarcela fino in fondo in questa squadra perché la mettiamo veramente in difficoltà anche adesso. Un tiro sbagliato, loro se sentono la pressione probabilmente non essendo abituati a giocarsi le partite con così poco vantaggio potrebbero fare qualche errore che potrebbe permetterci di raggiungere il pareggio. Sì, sicuramente ha ragione perfettamente Francesco con questo ritorno adesso con il rientro in campo di Davide Pierattoni. Adesso vediamo Bevanati, tira, grande rete! Meno uno per Chianti Banca Tavarnelle, bravissimo! Giornata di grazia per Francesco Bevanati in difesa, in attacco, dappertutto, e davvero l'uomo in più. Sì, veramente oggi sta giocando al Michael Hansen del Paris Saint Germain, non sta sbagliando praticamente niente, una partita perfetta per ora di Bevanati, migliore in campo assoluto. Eh sì, tassinare ancora, ancora l'azione per la formazione del Romagna che sbaglia. Bravissimi la chiusura, Datta molto bravo, è andato a chiudere, poi ha lasciato il giocatore che non è riuscito a prendere la palla e quindi palla per andare in parità, parità che sarebbe veramente importante. 17:35 segna il cronometro, ancora fa girare la palla, ancora per Pierattoni, David, c'è la rete. Ma viene annullata. Davide ci ha provato, diciamo. Sì, ci ha provato, l'arbitro però aveva già fischiato prima perché era sotto fallo. Vediamo se riusciamo a segnare questo gol, sarebbe veramente peccato, palla persa, contropiede da parte di Romagna.
Sfondo. Assolutamente, via, potrebbe ripartire. Adesso, bravo Pelacchi. Fallo netto. L'arbitro lascia correre un'altra volta, incredibile. Passi, ma viene deviata. Bravo. Borgianni devia, ma sembrava passi netti, passi. Cioè, gli arbitri stanno veramente sbagliando tutto, non so se per malafede, ma ci sono state già due o tre azioni in cui avevano fatto fallo in Romagna e infrazioni di passi non fischiate, questo ci destabilizza e ci fa perdere occasioni per raggiungere il pareggio. Ancora l'attacco del Romagna, che bravo Mona, che va a chiudere il tiro. Non è rete, che c'è il fallo, adesso va a chiedere di andare a sistemare il parquet di gioco, in questo caso è Pierattoni che va a sistemare. Riparte 26-25, c'è un po' di tensione sul parquet del Palafrancioli. Bene, sfondamento con in questo caso il Fabrizio Tassinari. Errore, peccato, si mangia la lingua. Errore da parte di Borgianni, peccato, perché poteva essere una grande occasione questa. Sì, peccato, ora 10 minuti alla fine, un errore, probabilmente il primo errore per mancata concentrazione da parte nostra, vediamo se non lo paghiamo con un gol. Grande parata ancora di Stefano Bucci, ancora problemi col parquet. Ripartiamo 26-25, ormai 10 minuti dalla fine di questo match, molto bello, combattuto, dove tutte e due le squadre stanno dando il massimo e soprattutto il Chianti Banca sta lottando alla pari contro la formazione seconda in classifica. Ancora Bednarek, Pelacchi, e c'è la rete, il pareggio 26-26. Grande Pelacchi, Giacomo Pelacchi. Incredibile, adesso stanno giocando anche con le ali, con gli esterni. Sì, finalmente Giacomo è riuscito a segnare il gol, aveva sbagliato in due occasioni precedenti. Sì, questo è veramente un bravo giocatore. Comunque Giacomo si è sbloccato finalmente anche in questa partita, aveva segnato e purtroppo il gol del pareggio. Comunque ci siamo, stiamo giocando la partita fino in fondo, li stiamo mettendo in difficoltà con la testa dentro l'acqua, stanno un po' naspando Romagna, vediamo se riusciamo a portare un po' di punti a casa. Sì, Bednarek, ancora Bevanati, sicuramente il migliore della partita. Bednarek, attenzione, ancora Bevanati, sarà lui a tirare. Grande parata del portiere del Romagna, Michele Rossi, che rimane a terra qualcuno. Adesso non so cosa è successo perché mi sembra un po' strano, proprio il numero 6 Davide Bulzamini che va a cambio, molto probabilmente un contrasto sul costato. Ancora continua a giocare Romagna, adesso entra Vukojičić con Tassinari. Ecco Vukojičić, attenzione al tiro, ma si ferma. E c'è la rete
di Tastinari. Sembravano passi da parte del... Non si sta comportando bene il giocatore Fabrizio Tastinari, ha fatto un gestaccio nei confronti dell'allenatore Matteo Pelacchi. Questo bravo, molto bravo, e c'è la possibilità di ritornare in partita per Chianti Banca. Bravissimo Stefano Vucci, e c'è il time out, 28-26. Ritorniamo in partita, 28-26, 22-35 dall'inizio del secondo tempo, gli ultimi 7 minuti e poco più per questa sfida che si è diventata incandescente anche per il comportamento, diciamo, non esemplare da parte di Fabrizio Tastinari, che ha fatto un gestaccio nei confronti dell'allenatore del Chianti Banca Tavannelle. C'è il tiro, peccato, di Bevanati, che va appena fuori. Adesso di nuovo Romagna che attacca, e c'è il tiro fuori, ma c'è il fallo di, in questo caso, di Borgianni. Rientra Tastinari. Adesso c'è il fischio da parte del pubblico in direzione del giocatore del Romagna. Ancora la formazione ospite che cerca il pertugio giusto, ma si chiude bene. Brava ancora la parata, e è entrato nettamente in area il numero 20, Andrea Dall'Aglio, e quindi ancora in partita Chianti Banca Tavannelle. Sì, siamo a meno due, la partita si è adesso un po' scaldata, c'è un po' di nervosismo a parte di tutte e due le formazioni. Questo è dovuto sicuramente anche ai fischi molto strani e un po' da parte degli arbitri per Romagna, che non essendo abituata a giocare queste partite alla pari, soprattutto con una squadra neopromossa e ha preso sotto gamba, secondo me non si sta comportando molto bene, perché un comportamento veramente non leale, non da sportivi per una squadra che addirittura va a giro per l'Europa. Eh sì, sicuramente non mi sembra il comportamento. Bevanati, e la parata ancora Pelacchi, bravo Pelacchi, attenzione, 2 minuti, fallo incredibile di Matteo Cavina, incredibile. Venti, 28-26
E adesso un fallaccio su Francesco Bevanati da parte di Matteo Cabina, che gli viene dato i 2 minuti. Adesso c'è altre contestazioni, comunque un po' colpa degli arbitri. Sì, veramente gli arbitri non stanno fischiando bene, questo porta anche ad un nervosismo durante il gioco, però veramente un comportamento per me antisportivo da parte di Romagna, che ha fatto un fallo veramente orribile, ha spinto un giocatore che era in elevazione, che può causare infortuni. Infatti Francesco ha battuto la schiena e la testa in terra da una discreta altezza. Per me ci stava tranquillamente il cartellino rosso, perché un fallo veramente brutto e antisportivo. Ancora Bevanati, e la rete 27-28 a 5 minuti dalla fine. Ancora lì un uomo in più per la formazione di casa, e adesso rientra Tastinari, sicuramente un ottimo giocatore, ma non sotto lo spirito del... Questo mi sembrava passa anche questa. Attenzione, il tiro, la parata! Ancora! Bravissimo, bravissimo Stefano Bucci! Ora c'è la possibilità di pareggiare. Bisogna essere bravi, bisogna essere determinati. Con Bednarek, Bevanati, ancora Davide Pierattoni, Bednarek, il tiro, la rete, pareggio, 28-28, ancora la formazione di casa. Una incredibile rimonta, più due, e adesso il pareggio. Ancora l'applauso da parte del pubblico. C'è il fallo giusto in questo caso. Matteo Resca chiede qualcosa, ma attenzione a Tastinari. Devono fare muro. Anche questo era Passi, la parata. Grande parata ancora di Stefano Bucci, la difesa, adesso palla per il vantaggio per il Chianti Banca Tavarnelle, che sta facendo una grande partita. Gioco di squadra, Bevanati e la rete! Due minuti per il numero 9, Rinaldo Ceroni. 2 minuti, cambio del portiere con il numero 22 Giacomo Sami, che va a sostituire in questo caso Michele Rossi. Quindi ancora uomo in più per la formazione di coach Matteo Pelacchi e Francesco Tomei, e il vantaggio 29-28 al 27esimo minuto, quindi 3 alla fine. Deve lottare, deve stare lì la formazione di casa. Ancora, chiude lo specchio, il tiro e la rete, in questo caso di Gianni Bulzamini, del 29-29. Una partita incredibile. No, veramente una partita veramente spettacolare. Stiamo giocando probabilmente la partita dell'anno. La squadra, con tutte queste assenze, sta tirando fuori tutta la forza e tutta la determinazione per vincere questa partita. Ancora Bednarek, Bevanati, ci prova, in questo caso la parata. Questo è il pareggio, 29-29, 27-40, sempre un uomo in meno per Romagna, che ha il numero 23, Matteo Cavina, a sedere per i 2 minuti. Questo era Passi, era netto, ma c'è la grande Francesco Bevanati, e ancora lui che la cede a Pettan, e la rete! Dattatreia, fallo un'altra volta, incredibile! Time out! Thank you.
30-29 per Chianti Banca Tavernelle qui al Pala Francioli. Gli ultimi un minuto e mezzo, si può dire, per sarebbe un sogno. Sì, gli ultimi 90 secondi veramente al Calcio Palma, una partita stupenda, dobbiamo reggere fino in fondo, ci vuole forza, ci vuole determinazione contro questa squadra, non dobbiamo mollare niente. Fuori, è l'errore. Ancora 28-41, 1-20 alla fine, ancora ci prova, c'è il fallo, sì è giusto, in questo caso è giusto, ci prova in tutti i modi Romagna, ma il muro dei Verdi è lì. Sì, sì, attenzione dall'ala. Ah, peccato sul primo palo, 30-30. Un minuto alla fine della partita, anzi meno. Siamo a 50 secondi. Gli ultimi 50 secondi di una partita veramente stupenda, la partita più bella del campionato. Sarebbe un sogno riuscire a vincere questa partita, sarebbe veramente fondamentale. Time out. Time out. E c'è il pubblico che sta cercando di incitare i propri beniamini. 30-30, 29-20, 40 secondi con la palla in mano al Tavernelle. Val di Pesa che sta giocando per cercare di superare Romagna. Adesso prova a penetrare ma viene chiuso. Ancora 20 secondi al termine del match. Ancora il Chianti Banca, forse sarà Bevanati molto probabilmente a andare a tirare per ultimo, attenzione a non perdere palla, fallo, chiedono i passi ma non è palla, 10 secondi ancora, fallo, ancora il tiro, tira la rete, è la rete, la rete, la vittoria 31-30 del Chianti Banca Tavernelle qui al Pala Francioli, una grande partita, una grande vittoria, prima giornata di ritorno, vince Chianti Banca Tavernelle contro Romagna Handball 31-30 qui al Pala Francioli. Da Venzio Trifoni è tutto, una grande partita.